l'eredità di Flavio Insinna subisce uno stop. Grandi novità in arrivo in casa Rai. Infatti, secondo quanto riportato da Adagospia da Giuseppe Candela, nella stagione televisiva 2019-2020 ci saranno dei clamorosi cambiamenti. Mutamenti soprattutto che riguarda il settore dei quiz show, ovvero l'eredità attualmente condotto da Flavio Insinna e Reazione a Catena, il game trasmesso di solito nel periodo estivo. Stando a quanto scritto dal portale diretto da Roberto D'Agostino, i vertici di Viale Mazzini starebbero decidendo di rinviare la partenza dell'eredità a gennaio del 2020. Quindi il format portato al successo da Carlo Conti e dal compianto Fabrizio Frizzi subirebbe uno stop. L'eredità, Flavio Insinna potrebbe essere sostituito. Ma le novità non sarebbero finite qui. All'eredità potrebbe arrivare un nuovo conduttore. Nonostante Flavio Insinna abbia ottenuto dei discreti ascolti battendo nettamente la concorrenza, la Rai starebbe valutando la sostituzione. Per quale motivo? Sul web ci sono troppe polemiche nei confronti dell'artista romano che non hanno perdonato ancora il suo atteggiamento ad Affari Tuoi. Quindi al posto dell'eredità potrebbe arrivare Reazione a Catena, il game show estivo che negli ultimi anni ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Quindi questa trasmissione potrebbe prolungarsi fino a Natale ed essere condotto da un nuovo artista. Un nuovo conduttore per Reazione a Catena. Ecco l'indiscrezione. L'ultima stagione di Reazione a Catena è stata condotta da Gabriele Corsi, nonostante gli ascolti soddisfacenti, sembra che quest'ultimo non abbia convinto del tutto i vertici di Viale Mazzini. Ricordiamo che Corsi ha sostituito Amadeus nel 2018, che ha presentato questo quiz dal 2014 fino al 2017. Quindi i cambiamenti lanciati da Giuseppe Candela per D'Agostia saranno veritieri? Oppure rimarrà tutto invariato? Non ci resta che aspettare. Intanto l'eredità continua a battere ogni giorno la concorrenza, ovvero avanti un altro. Di Paolo Bonolis e la partecipazione del maestro Luca Laurenti.